I libri sono la memoria storica della civiltà. Oggi a Casoria c'è la presentazione presso la Biblioteca Comunale di un libro molto particolare. Eh sì, un libro particolare per due motivi: uno perché Uh, ecco, riguarda il Napoli, la nostra, o almeno la, la mia squadra del cuore, così come di, di tanti uh, di un popolo intero. Poi devo dire particolare anche perché l'autore è Casoriano, uno degli autori è Casoriano, Dario Sarnataro. Quindi c'è un doppio motivo di, di orgoglio oggi nel poter presentare presso la biblioteca di Casoria questo, questo libro. Il libro parla di grandi campioni del, del Napoli. Maradona a parte perché lui fa sempre gara a sé, sì. uh, un campione a cui lei è affezionato. Uno del passato, uno del presente e ce ne, se ce n'è uno futuro. Ah, vabbè, diciamo l'idolo assoluto è Maradona, ma come dicevi gioca una partita a parte. Dell'attuale squadra io, tanti sono quelli che mi piacciono, Zielischi, ma ho sempre apprezzato tanto di Lorenzo, il capitano, che con umiltà, caparbietà, impegno, lavorando a testa bassa, ha dato e dà dimostrazione di quanto con l'impegno, col sacrificio e col sudore si possano raggiungere eh, risultati importanti. Poi in questo forse potrebbe essere anche un po' impopolare, ma secondo me uh, iguain è stato uno dei più grandi giocatori che il Napoli abbia avuto. Vabbè, e poi uh, Cannavaro, Cito Ferrara, uh, Bruscolotti, uh, tu, diciamo tanti, tanti, tanti. In questo periodo la cultura è in prima linea a Casori. Sì, uh, noi ecco il calcio è un po' la metafora della vita e eh, lo dicevo prima, l'impegno, il sacrificio, la dedizione, la costanza, eh, secondo me pagano e, o in ogni caso eh, fanno sì che si possano mettere in campo delle iniziative che tendenzialmente, bene o male, ti mettono nella condizione di poter fare qualche gol. Eh, da tempo abbiamo puntato sulla cultura eh, perché ritengo e riteniamo che sia lo strumento fondamentale attraverso il quale poter... Uh, recuperare, dare una nuova identità alla nostra città, quindi anche gli interventi, le opere pubbliche per le quali abbiamo aperto i cantieri in questi giorni, buona parte di queste opere hanno una valenza culturale e sociale mh, di, di grandissimo respiro. Uh, in piazza um, Cirillo uh, sono iniziati da alcune settimane i lavori all'ex sede municipale che sarà non più la sede dove si faranno le carte d'identità, ma sarà il Palazzo della Cultura, il Palazzo delle Spazie, Posizioni, centro di aggregazione, momento di, di luogo di, di cultura e di interscambio culturale, ci auguriamo di un livello particolarmente alto, dove era il teatro della scuola Martin Luther King, sono cominciati i lavori e apriremo un, il primo teatro comunale, un piccolo teatro comunale di poco più di 200 posti, ma uh, un momento, uno spazio culturale particolarmente significativo. Sta creando la cantera per i, per i, per i giovani di Casoria, per il futuro. Sì, io penso che ecco, chi amministra debba amministrare guardando soprattutto a chi verrà dopo, eh, guardando soprattutto alle nuove generazioni e dando loro la possibilità di poter vivere in un contesto migliore. E ritengo e riteniamo, la mia amministrazione ritiene che le iniziative che abbiano al centro la cultura siano lo strumento fondamentale per poter eh, garantire appunto una migliore vivibilità e garantire un futuro migliore ai nostri ragazzi.